Ragazzoli, eccoci qua, come vi avevo promesso, siamo sempre con Macro Racer 2, ma ora con la piastra originale di serie. Andiamo ad accenderlo. Ok. Andiamo a fare l'abbattimento. Siamo in tre toni, gain lo mandiamo a 97, qui lasciamo tutto com'è, audio tone ok, anzi scusate perché dal momento che io ho cambiato piastra, gli rifacciamo il reset ai dati di fabbrica. Perfetto. Ok. Perfetto, ora sempre in tre toni, gain andiamo a 97, poi audio tone, allora il ferro lo mettiamo a 10. Il medio lo mettiamo a 40, questa è una mia preferenza personale, sono i toni, lo metto a 70, la luce la passiamo a 0, tre toni, abbattimento fatto, piastra originale e vediamo come si comporta. Allora, i 10 centesimi a 5 centimetri. Dieci centesimi a 10, dieci centesimi a 15, dieci centesimi a 20, dieci centesimi a 30, vedete ragazzi la differenza tra il piastrone e quello originale? Cioè col piastrone ragazzi ha superato tutti i test, tutti quanti col piastrone da 15. Con quello originale già i 10 centesimi a 30, ecco li spizzica ma me li chiude a ferro. 10 centesimi a 40. Niente ragazzi, vedete la differenza? C'è tanta differenza tra la piastra originale e il piastrone. Ora vediamo i 20 centesimi a 15 centimetri. Ok, 20 centesimi a 25. Ok, 20 centesimi a 35. Niente, ragazzi. Allora, 20 centesimi a 45. Cioè, guardate che differenza tra la piastra normale e il piastrone. Questo metal col piastrone, ragazzi, batte per poco, ma batte il Relic Striker, che è il metal più potente in circolazione. Ora, 50 centesimi a 30. Li spizzica ragazzi, ma li chiude a ferro. 50 centesimi a 50. Niente. I 2 euro che col piastrone a 60 centimetri li spaccava. Vediamo con la piastra originale. Niente ragazzi. Niente. Immaginavo. Ora vediamo in separazione. Separazione credo che non ha problemi. Essendo anche più piccola, già col piastrone grande l'ha superati tutti. Figuriamoci con questa piccolina. Però vediamo. Moneta con il chiodo a fianco. Nessun problema. Moneta con a fianco i due chiodi. Nessun problema. Ok.
i 20 centesimi con a fianco i 4 chiodi. Cioè ragazzi, col piastrino non riesce a rilevare la moneta. Guardate. Niente ragazzi, eh? Ora i 20 centesimi con sopra il chiodo. Nessun problema. I 20 centesimi con sopra i due chiodi. Nessun problema. Ragazzi, abbiamo visto che il piastrone è migliore in tutto. Ma lo stravolge sto metal, non è che lo migliora un po', lo stravolge il piastrone, incredibile. Ora, che poi ragazzi, col piastrone non ho fatto il test in dip, però già abbiamo visto che l'ha superati tutti in due toni e in tre toni. In dip l'avrebbe superati lo stesso, magari meno in separazione, ma ecco. Ora proviamola due toni. Andiamo a rifare l'abbattimento. Probabilmente non ce lo fa perché è già 59, dunque già l'ha fatto. A posto così. E allora, gain lo mandiamo a, invece che 97, lo mandiamo a 95, tanto non è che fa differenza. E qui lasciamo tutti i dati di fabbrica e vediamo come si comporta in D2. Ho fatto il reset per sbaglio. Vabbè, rimettiamo in due toni, rifacciamo l'abbattimento. Ok, l'ha fatta 70 ora. Gain 95 in due toni. E qui lasciamo tutto com'è, anche i toni audio che prima l'ho cambiati li lasciamo tutto di fabbrica. Ok, vediamo che succede. I 10 centesimi a 5 centimetri. 10 centesimi a 10. 10 centesimi a 15. 10 centesimi a 20. 10 centesimi a 30. 30. Me li chiudo a ferro, ragazzi, vedete? Non è scavabile, ricerca vera. 10 centesimi a 40. Niente, ragazzi. Allora, andiamo di qua. 20 centesimi a 15. Nessun problema. 20 centesimi a 25. 20 centesimi a 35. Sentite in D2 quanto è nervoso. Niente, 20 centesimi a 35 li chiudo a ferro. 20 centesimi a 45. Niente ragazzi, 50 centesimi a 50 centesimi a 30. Non ce la fa ragazzi, la chiudo a ferro. 50 centesimi a 50. Niente, i 2 euro a 60. Niente ragazzi. Ora vediamo in due toni in separazione. Allora, i 20 centesimi con a fianco il chiodo. Ok, i 20 centesimi con a fianco i due chiodi. Ok, ora i 20 centesimi con a fianco i 4 chiodi. Niente ragazzi, non ce la fa col piastrino, invece col piastrone la spacca. I 20 centesimi con sopra il chiodo.
i 20 centesimi con sopra i due chiodi. La sente. Allora ragazzi, niente, e io concluderei qua il video, anche perché ecco, col piastrino il metal ovviamente cambia dalla piastra grande. La piastra grande trasforma sto metal in meglio, in meglio, dunque niente da dire, anche così il metal che va bene, velocissimo, però ecco, col piastrone diventa veramente un mostro. Allora ragazzi, niente, dai, il video si conclude qua e ci vediamo ai prossimi video con altri metal. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.